Ok, sono tornato ragazzi. Oggi in questa seconda parte di questa prima fase del gioco Tartarughe Ninja Mutanti a Manhattan, adesso dobbiamo completare altre missioni. Sempre Lonil ci dice il prossimo incarico da svolgere. Dobbiamo sempre trovare nemici però, non cambiano mai. April rivela sempre un grosso gruppo di criminali, non capisco perché. Eccoli là. Andiamo a prenderli a calci nel di dietro questi soldati ninja, il clan del piede. Oh, avete visto? Ci sono quelli viola che tirano le catene. Ce ne sono milioni, non finiscono mai. Il piede non deve vincere. È vero, quando mangi la pizza è una saporita motivazione. Se non li eliminiamo in fretta questi nemici, scade il tempo e poi abbiamo fallito l'incarico. C'è sempre un caso da risolvere, ogni caso si sa e presto si risolverà. Ragazzi, ricordatevi una cosa, Gabri Hosta ha sempre amato le tartarughe ninja e quando ci sono le missioni da svolgere faremo del nostro meglio e non lo stiamo già facendo. Ricordatevi che stiamo per concludere, stiamo per completare la prima fase di questo gioco. Stiamo completando tutte le missioni e presto andremo ad affrontare il primo boss che è Bebop, il cinghiale. O Facoscero, chiamatelo come volete. Allora, qual è il prossimo caso da risolvere? Oh! Oh no! April O'Neil rivela sempre un enorme gruppo di criminali, ma non se ne può più però. C'è sempre in continuazione, trova il nemico, non capisco perché. Non cambiano mai. Bene, eliminiamo tutti i nemici. Io devo sempre prenderli a calci nel di dietro. April ha rivelato un altro segnale sul radar. Se non avete notato, oltre ai soldati ninja, ci sono anche questi esserini con i dischi volanti. Si chiamano UFO Krang. I cerchi degli UFO Krang sono pericolosi. Ogni volta che li toccate succede sempre qualcosa di strano. A me piace passare alle maniere forti. Bene, abbiamo completato tutte le missioni di questa prima fase di questo gioco. Adesso andiamo ad affrontare il primo boss. Andiamo a sconfiggere Bebop. Ma per sconfiggere Bebop bisogna entrare nel caveau della banca. Ok, raggiungiamo Bebop immediatamente. Se Bebop è alla banca, lo segno sul T-Glass. Bene, Guido, volevo dirvi, Gabri Costa a questo punto vi saluta e posso dirvi di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale. Se volete affrontare Bebop è lì che vi aspetta. Arrivederci. Una volta entrati dentro al caveau della banca, sconfiggete quello stupido cinghiale Bebop. Arrivederci, è tutto, vi saluto.